Segui la 7 anche su Instagram, la 7 ovunque con te. Pluri ottantenni che stanno lì, una democrazia che non è riuscita a rigenerarsi. A creare, messa, è non, è, il non è riuscita ehm. a ricreare un Kennedy, non è riuscita a ricreare una Speranza, da Obama in poi è finita. Sembra una gerontocrazia che assomiglia, quella sì, all'Unione Sovietica di Sarmiento. Oh. Allora, allora Isistenza... è la più grande democrazia del mondo. Michele, Noi che siamo quelli più piccoli, no? Allora, Se tanto i sistemi, tanto. sistemi quando scricchiolano fanno male, no? Finiscono nelle mani delle gerontocrazie, finiscono in uno scontro magari in cui destra e sinistra e in la aspetta, si però. esaurisce aspetta. si esaurisce il mandato. Se Trump, un pluriottantenne contro Biden, un altro pluriottantenne eh. basterebbe uno dei due, sostituito da un cinquantenne e vincerebbe le elezioni, ma neanche i loro partiti riescono a sostituirli. Dall'altra parte c'è Netanyahu. Netanyahu, una persona, anche lui molto anziana, che ha fatto tutti gli errori, finirà la guerra e finirà in galera, probabilmente. Lo stesso Biden oggi gli dice. Così non la mai per non andare in galera. Questo no? questa è, una vera, questa è una grande verità. E Biden stesso gli dice: basta, ti stai mettendo contro tutto il mondo, e non si muove. In qualche misura, anche un altro microfono, proprio crollano come. saltano come, saltano come le mosche i microfoni di Sant'Oro. No, è che urli troppo. allora, il, allora e Putin.